Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi come vado a organizzare la valigia prima di partire, come la sistemo, come la organizzo. Visto che in estate si viaggia molto più spesso, spero che questo video possa esservi utile in qualche modo. Allora ho pensato di registrare e di mostrarvi questi piccoli trucchetti, piccoli accorgimenti, chiamateli come volete, per organizzare al meglio la vostra valigia. Partiamo subito dal primo trucchetto. La prima cosa fondamentale che faccio sempre, sempre, ormai da un bel po' di anni, prima di preparare la valigia, è di organizzare e di scegliere tutte le pochette che voglio utilizzare per dividere al meglio tutte le cose che andrò poi a mettere nella valigia. Trovo molto funzionale e sicuramente anche più ordinata la valigia se si dividono tutte le cose nelle pochette. Questa è la regola numero uno fondamentale. Se ancora non utilizzate le pochette per preparare la valigia, iniziate a farlo perché tutto sarà molto più semplice e più veloce. Il secondo consiglio che voglio darvi è quello di dividere tutte le cose che volete portare in categorie e poi utilizzare una pochette per l'intimo, una pochette per i costumi, una pochette per i trucchi, una pochette per i prodotti di skincare e così via. In questo modo la valigia sarà super organizzata e quando arriverete in hotel saprete subito dove mettere le mani perché tutto sarà organizzato nel migliore dei modi. Il terzo consiglio che voglio darvi è quello di scegliere gli outfit per ogni singolo giorno o magari anche per la sera. In questo modo sicuramente utilizzerete tutti i vestiti che deciderete di portare. Un altro consiglio che voglio darvi un po' collegato a questo è quello di scattare le foto ai vari look. Sembra una cosa un po' stupida, ma vi assicuro che è molto utile. In questo modo non rischierete in vacanza di non utilizzare un vestito perché i sandaletti che avete portato non si abbinano perfettamente e perché prima di partire da casa non ci avete pensato. Andando a ricreare il look direttamente da casa e poi scattando le foto, in vacanza tutto sarà molto più semplice. Il quarto consiglio che voglio darvi è quello di arrotolare i vestiti prima di metterli nella valigia. In questo modo non solo avrete più spazio per altri vestiti, ma non saranno stropicciati. Quante volte mi è successo di arrivare in hotel, aprire la valigia e trovare tutti i vestiti stropicciati o comunque gran parte, tantissime volte. Con questo metodo i vestiti non si stropicceranno assolutamente, provare per credere. E poi ovviamente vado a mettere tutte le cose che ho preparato in valigia. In questo caso utilizzo il bagaglio a mano perché starò via soltanto pochi giorni, anche se devo dire che in realtà il bagaglio a mano, se lo organizzate bene come vi ho mostrato in questo video, potete utilizzarlo anche per una settimana. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un bel pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale, io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!